Frontale in autostrada, 56enne della provincia di Treviso muore carbonizzata, il responsabile guidava contromano, ha cercato di fuggire a piedi. Ugo Rossi nell'occhio del ciclone dopo la protesta di ieri davanti al ricreatorio Toti, duro a ring Lorenzo Giorgi, basta pagliacciate, facciamogli un TSO. Fedriga e Riccardi fanno il punto, la regione ha investito 750 milioni di euro per la sanità, polemica sulle intensive, l'assessore Dati senza fondamento. Protesta no Green Pass nel pomeriggio, per la prima volta a Trieste fuori da un museo, è toccato a Revoltella, una cinquantina i manifestanti. Convegno dei medici dentisti a Trieste, l'Ordine Nazionale lancia un allarme, in tempi di pandemia gli studi privati perdono il 30% del fatturato. Crisi economica proposta fra l'Algordardia e no di Luca Morgan, patron della Chimera di Bacco, siamo in crisi, a San Valentino ceniamo a lume di candela. Sconfitta in casa per la Triestina, l'Unione perde 3-2 contro la Prosesto, fischia i giocatori da parte dei tifosi. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Una donna è morta sul raccordo autostradale all'altezza di Duino, direzione Trieste, dopo aver subito uno scontro frontale con un'auto che viaggiava contromano. I dettagli nel servizio di Gianluca Paladin. Violentissimo scontro tra due auto alle 9 di stamattina allo svincolo autostradale tra Monfalcone Est e Duino, direzione Trieste. Una donna è morta, carbonizzata, dopo che la sua auto ha preso fuoco. Si tratta di una 56enne, Parashiva Utu, di origine romena e residente a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Stando a quanto si apprende, l'uomo, 49 anni, sloveno di Capodistria, Alex Gomoli, con la propria auto ha percorso la carreggiata est in direzione Trieste in contromano. L'auto viaggiava ad alta velocità e il conducente ha finito la sua folle corsa, impattando violentemente contro il veicolo della 56enne che procedeva nella corsia di sorpasso nella giusta direzione. Lo scontro non ha lasciato scampo alla malcapitata, che ha subito il violento frontale. La sua auto ha immediatamente preso fuoco e la donna è morta carbonizzata. L'altro conducente, stando alle informazioni raccolte, avrebbe imboccato la strada nel senso di marcia opposto a Fernetti, guidando contromano fino allo scontro. Dopo l'impatto, l'uomo è sceso dall'auto, dandosi alla fuga a piedi in uno stato confusionale. La sua fuga però ha avuto vita breve. Il responsabile dell'incidente, dopo 3 km percorsi a piedi, è stato intercettato dalla polizia stradale, atterrato e ammanettato e portato a Cattinara sotto shock. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, l'elisoccorso, il 118, il personale di Autovie Venete e la polizia stradale. Alle 9.45 è stato chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Duino e lo svincolo di Monfalcone. È stato chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia per consentire l'arrivo dei soccorsi. Le code si sono formate tra la barriera dell'Isertor e di Puglia per chi viene da Venezia e il traffico è stato indirizzato dopo il casello autostradale dell'Isertor verso la strada statale 14. Pesanti disagi al traffico con la statale occupata da colonne d'auto a Passo Duomo fino al ritorno in strada costiera per andare a Trieste. Il caso Ugo Rossi sbarca a ring ed è bufera sul consigliere comunale Novax dopo l'ultimo episodio avvenuto ieri al ricreatorio Toti nel salotto di Ferdinando Avarino. Gli ospiti hanno commentato le fasi più concitate di quanto accaduto quando Rossi si è opposto alla polizia locale. Vediamo un estratto dalla puntata di ieri. E lui con un modo assolutamente arrogante, disprezzoso nei confronti delle forze dell'ordine, che non sta né in cielo né in terra. Questo signore si deve vergognare. È uno tsunami di critiche e disapprovazione quello che si sta abbattendo sul consigliere comunale Novax Ugo Rossi dopo l'episodio che lo ha visto di nuovo protagonista al ricreatorio Toti per aver sfidato le autorità sul controllo del Green Pass e l'utilizzo della mascherina. Anche nel salotto di ring di Ferdinando Avarino inevitabilmente gli ospiti non hanno potuto fare altro che commentare l'ennesimo scontro tra le istituzioni e Ugo Rossi. Questi continuano a insistere su come gli agenti della polizia locale lo abbiano torturato. Sono dei vigliacchi per quello che hanno fatto. Ho subito delle torture in quella caserma. Sono parole pesanti, però Rossi. Però fammi rispondere. TSO, TSO, visto che sei già in ospedale, TSO. Poi il consigliere Novax è stato messo di fronte all'evidenza facendogli vedere il video che lui stesso ha prodotto, quello dove l'assessore comunale all'educazione Nicole Matteoni è stata spinta di lato da Rossi per entrare nel ricreatorio. L'assessore Matteoni le dice: qua lei non può entrare senza Green Pass, poi lei si spinge di fatto per entrare, immagino, vediamo. Quindi sposti per piacere. Si sposti. Quando arriva la polizia?
Cioè, Rossi, allora via sto video, dai, fatemi sentire Rossi, dai, cioè, però è palese, lei comunque entra, si apre una strada. Va bene, va bene, la denuncerò la dipendente comunale. Non ho problemi, non l'ho nemmeno toccata. Come vedete ho girato a sinistra e poi sono andato nel vuoto a destra, quindi vabbè, è chiaro. Guarda, Ferdinando, secondo me, perdonami, ci vuole un TSO e mi prendo le responsabilità di quello che dico e bisogna tagliare, perché stiamo dando spazio inutile a queste persone. Bisogna tagliare e sperare che all'ospedale di Udine lo curino bene, ci vorrebbe che resti un po' di tempo dentro in modo che venga curato di tutto, però possiamo poi parlare di cose serie della città, perché davanti a queste pagliacciate, questi atti di violenza, c'è soltanto da prendere distanza. La piazzata di ieri potrebbe avere ripercussioni sul futuro di Ugo Rossi all'interno del Consiglio Comunale. Il presidente dell'Assemblea, Francesco Pantecca, contattato da Tele4, ha accennato alla possibilità che Rossi sia allontanato da Palazzo Sipario. Di ciò si discuterà nei prossimi giorni. E sulla vicenda che appunto ieri ha portato all'arresto di Rossi interviene oggi Massimiliano Duban, componente il direttivo dell'AGMEN, il quale stigmatizza duramente il comportamento del consigliere, la cui protesta, ricordiamolo, è stata inscenata durante un sopralluogo indetto per stabilire dove realizzare un murale da dedicare ad un ragazzo scomparso in seguito ad un tumore. Sentiamo il pensiero di Duban. Ci siamo rimasti come associazione genitori dei bambini ammalati di tumore del Friuli Venezia Giulia veramente colpiti e amareggiati per quanto è successo ieri, perché al netto di qualsiasi valutazione sulle motivazioni del gesto, il fatto che abbia scelto un momento di commemorazione di un bimbo malato e mancato di tumore l'anno scorso significa non avere la capacità di valutare e di soppesare l'opportunità. In questa regione se 30-40 bambini circa si ammalano di tumore ogni anno e 5 o 6 vengono a mancare ogni anno. Agire come ha agito Rossi significa mancare di rispetto alla memoria di questi bambini e alle famiglie dei bambini ammalati di tumore che lottano strenuamente per la vita dei loro bambini. Questo ci ha veramente molto molto colpito. Giriamo pagina. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.826 tamponi molecolari sono stati rilevati 970 nuovi contagi. Sono inoltre stati 17.099 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.859 casi. In tutto dunque 2.829 nuovi casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 39, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 470. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone. E l'assessore Riccardi è intervenuto sulla polemica riguardante proprio le terapie intensive, innescata da un servizio della trasmissione Mediaset di Paolo Giordano e rimbalzata l'altra sera anche nel salotto di Ring. Sentiamo allora quello che ha detto Riccardi. Noi dovevamo ampliare di 55 posti letto ulteriori rispetto alla rete che avevamo. Ne avevamo 120, abbiamo attivato sono attivabili 175 posti, questi sono i numeri che vengono dati al Ministero che noi confermiamo, al di là delle considerazioni di qualcuno che legittimamente fa altri mestieri in questo momento, cioè difende posizioni di categoria sindacali legittime ma che non rispondono alla verità. Io ci tengo a precisare che in ogni atto che risulta, anche da tutte le ispezioni che sono state, che è la risposta più importante che secondo me noi dobbiamo garantire, è che tutti dicono che i cittadini che hanno avuto bisogno di cure in questa regione le hanno avute nel rispetto dei protocolli. Poi i 175 strutturali saranno completati una volta che saranno completati i lavori, ma noi siamo in grado di garantire 175 terapie intensive nel momento in cui ce ne fosse bisogno, e fortunatamente in questo momento non c'è bisogno. Quindi comprendo bene il momento che stiamo attraversando e probabilmente le ragioni per le quali ogni tanto si legge queste cose che, come ha spiegato molto bene il Presidente Federica, non hanno alcun tipo di fondamento, e lo proveremo se ci fosse la necessità ancora con maggiore dettaglio. La protesta contro i No Green Pass per la prima volta almeno nella nostra città ha lambito il mondo della cultura e dell'arte, perché alcuni manifestanti questo pomeriggio si sono radunati davanti al Museo Revoltella. Ma per noi c'era Gianluca Paladin, sentiamo quello che ha raccolto.
Servi dei criminali venduti, no, al Green Pass. Si sono sentiti urlare di tutto le forze dell'ordine presenti di fronte al Museo Revoltella. A prendere la scena ancora una volta i militanti del movimento No Green Pass, che hanno assediato l'ingresso della mostra dedicata agli impressionisti e hanno tentato di entrare senza chiaramente voler esibire alcun certificato verde. Un manipolo di poco più di una trentina di persone, ancora meno rispetto ai 50 dell'assalto alle poste di martedì scorso. Volti familiari, i soliti noti, sempre gli stessi a ingaggiare l'ennesima protesta del sabato pomeriggio contro il Green Pass. Bene, 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 fatti la prossima dose. Ma i manifestanti hanno inteso anche sbeffeggiare i visitatori della mostra, accogliendoli all'entrata e all'uscita con una serie di versi e applausi ironici. Sul posto le donne e gli uomini della polizia, carabinieri e polizia locale erano presenti in forze per assicurarsi che la situazione non degenerasse. Alla fine nessun manifestante è riuscito a entrare al Museo Revoltella e, come sempre, la Digos valuterà le posizioni di ogni individuato in merito all'ennesima protesta No Green Pass andata in scena nel sabato pomeriggio triestino. Il presidente della regione Fedriga e l'assessore Riccardi hanno illustrato in una conferenza stampa l'imponente mole di investimenti realizzati e previsti per la sanità in regione, con un occhio di riguardo allo sviluppo della parte territoriale. Sia la spesa corrente è stata potenziata in modo molto forte nella sanità, sia le potenzialità di investimenti, quindi di strutture e di servizi che possiamo erogare ai cittadini, come avete visto, è raddoppiata nel giro di nemmeno una legislatura, perché oggi non l'abbiamo ancora finita. 750 milioni complessivi tra investimenti realizzati dal 2018 e da realizzare fino a fine legislatura nel servizio sanitario regionale. Così il governatore Fedriga e il suo vice Riccardi replicano alle critiche delle opposizioni in tema di sanità e lo fanno con i dati messi nero su bianco e a confronto con quelli delle giunte precedenti. Le strategie di investimento riguardano sia la voce ospedali che un corposo intervento nella sanità territoriale. Mai stato un rapporto così alto tra gli investimenti della sanità territoriale e quelli degli ospedali, quindi c'è una quota sicuramente importante dei 750 milioni che si investiranno complessivamente in questa legislatura, che andrà a completamento delle strutture ospedaliere, ma ci sono 222 milioni di euro a beneficio della sanità territoriale. Investimenti mirati alla gestione della sanità regionale, principalmente post pandemia, potenziando proprio la rete territoriale. Interventi di riqualificazione delle strutture che esistono, di realizzazione di nuove strutture, e vedranno 52 case della comunità, 29 ospedali di comunità e 12 centrali operative territoriali. Questo con fondi dello Stato, ma con una quota consistente di delle risorse direttamente del bilancio della Regione, che vale oltre tre volte quello che è stato investito negli anni della precedente legislatura. E a chi chiedeva se l'esposizione dei numeri non sia un avvio anticipato di campagna elettorale, Fedriga risponde parlando di campagna di verità. Operazione verità, perché i cittadini, in modo assolutamente oggettivo e redatto dai numeri, sappiano quanto stiamo investendo nei rispettivi territori. Penso che sia doveroso per il cittadino essere a conoscenza come vengono spese le risorse pubbliche, dove vengono indirizzate le risorse pubbliche, soprattutto in un ambito così delicato qual è il diritto alla salute. Il coordinatore della lista di Piazza Giorgio Rossi replica al consigliere Rescinio, uscito di recente dalla civica del sindaco. L'assessore non risparmia qualche frecciatina. Vediamo l'estratto della partecipazione di Rossi stamani a Sveglia Trieste. Rescinio ha scelto di andare via, ma perché? Perché probabilmente quando io sono presidente della lista civica, e se sono presidente qualche volta devo prendere decisioni e trovare delle soluzioni in cui a uno do un incarico, a uno un altro, eccetera. In questo caso è evidente che qualcuno si aspettava qualcosa di più, è normale e umano. Così Giorgio Rossi sulla recente uscita dalla lista di piazza dell'ex capogruppo Vincenzo Rescinio, ora nel gruppo misto in consiglio comunale. L'assessore e coordinatore della lista civica
politica, braccio destro del sindaco nella campagna per la sua rielezione, lascia intendere che la frattura riguarda una richiesta da parte del consigliere di ricoprire ruoli di maggiore responsabilità. Per cui Rescini è stato accolto, gli era stato proposto un ruolo importante che era quello di essere il mio braccio destro in quanto coordinatore, perché la lista civica ha delle, diciamo così, delle velleità, o chiamatele come volete, che sono due: uno, che siamo di fronte alle elezioni regionali e vogliamo mandare dei nostri rappresentanti, abbiamo delle persone che sono certamente in grado di rappresentarci in regione; la seconda, perché c'è poi il dopo di piazza, no? Non quelle mica nascondere, c'è il quarto mandato per raggiunti limiti d'età, ma soprattutto per impossibilità a fare il mandato avanti, perché magari potrebbe fare il quinto. Noi dobbiamo capire che dimensione prendere. Oggi in questa città, come in molte altre, c'è la necessità di liste civiche che diano un senso di equilibrio, no? In conclusione, la frecciata di Rossi, che ricorda le precedenti esperienze di consiglieri che hanno cambiato casacca. Con Lessigno manterrò, non ci sono dubbi, il rapporto che ho sempre avuto, gli faccio i migliori auguri per quella che è la sua carriera politica, e la cosa finisce qui, quindi noi non usciamo né con polemiche né niente. In precedenza altri se ne sono andati, mi dispiace dirlo, purtroppo per loro sono spariti. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, quando rientriamo parliamo ancora di Cabinovia, del congresso degli odontotecnici e anche di sport. Dopo la pubblicità. Entriamo in studio. Nell'ottica di una sempre crescente efficienza delle procedure finalizzate al rilancio della competitività del sistema portuale nazionale, i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogani e Monopoli in servizio al porto di Trieste hanno eseguito il primo sdoganamento in mare di merce alla rinfusa per navi monoclienti su un carico destinato ad un'acciaieria nazionale con importazione di oltre 5 milioni di chilogrammi di ghise gregge. Lo sdoganamento in mare consente agli operatori, tramite un sistema di monitoraggio da remoto, di anticipare le attività per la presentazione o l'accettazione delle dichiarazioni doganali rispetto all'arrivo della nave in porto. La procedura viene avviata durante la navigazione, con un conseguente miglioramento in termini di efficienza per chi riceve la merce, per l'armatore e per lo scalo portuale. Questa modalità operativa, applicata al settore del trasporto marittimo delle merci condizionate alla rinfusa, per lo più composta essenzialmente da materie prime, permette l'inoltro immediato verso lo stabilimento della merce con riduzione dei tempi. La capitaneria di porto monitora affinché le navi interessate dalla procedura navighino direttamente verso il porto di destinazione senza soste o deviazioni. Il monitoraggio viene eseguito con i sistemi satellitari, radar e radio per il controllo del traffico marittimo, i cui esiti sono comunicati direttamente a ADM. Una raccolta di firme e un crowdfunding per farsi sentire. Il WWF triestino affila le armi contro il progetto della Cabinovia. Oggi intanto passeggiata lungo una zona che sarà interessata dal progetto. È il 2 febbraio di ogni anno, dal 71, si celebra la giornata mondiale delle zone umide. E quindi oggi siamo qui un po' a vedere e riscoprire le risorgive e lo stagno del Bosco Bovedo con i nostri soci e simpatizzanti. Così per passare una giornata insieme. Sempre che ciò non turbi la sensibilità di qualcuno fino a far intervenire la LIPU, si potrebbe affermare che oggi il WWF triestino abbia preso due piccioni con una fava. Stamani, infatti, la camminata, partita dall'incrocio fra via Bonomea e via Terstenico, è stata anche un'occasione per scoprire o riscoprire una ben precisa porzione del territorio triestino, una zona che nulla a che fare col Carso, come è stato sottolineato durante la prima delle soste lungo il percorso. I luoghi che sono minacciati dalla costruzione della Cabinovia. È stata soprattutto una passeggiata. Non c'erano, va detto, molte persone, in tutto poco più di una ventina, in pile scarponcini. A loro sono state illustrate le caratteristiche del territorio che sarà in parte interessato dal passaggio della Cabinovia e l'atteggiamento di chi ha preso parte all'iniziativa nei confronti di un progetto che comunque avversa non è sembrato particolarmente cattivo, se non, come in altri casi, addirittura inviperito. Resta comunque un dato: il WWF non se ne starà a guardare. Un crowdfunding e anche una raccolta firme per far sentire di più la nostra voce riguardo appunto alla tutela di questa zona che sarebbe irrimediabilmente danneggiata dai piloni della Cabinovia. Nelle prossime settimane dunque l'associazione renderà noto come intende proseguire la propria campagna di sensibilizzazione.
L'odontoiatria privata è in crisi. La paura del virus e la crisi economica tengono gli italiani distanti dagli studi dentistici. Bisogna recuperare la fiducia dei pazienti, se ne è discusso durante un convegno oggi a Trieste. Mediamente c'è stata una perdita di fatturato di circa il 30%, in alcuni studi addirittura si sono raggiunte punte del 50-60%, quindi sicuramente il Covid ha provocato una crisi dal punto di vista congiunturale per quanto riguarda il settore odontoiatrico. L'allarme, o meglio la constatazione ufficiale del problema, arriva durante il convegno che stamani al MIB la Commissione degli Odontoiatri di Trieste ha organizzato assieme all'Ordine dei Medici e riguarda principalmente l'odontoiatria privata. L'odontoiatria pubblica svolge e copre una parte molto limitata dell'offerta complessiva, perché in Italia è molto inferiore al 10%, negli anni, soprattutto nella nostra regione, si è sviluppata in modo significativo, la stiamo riorganizzando per dare una risposta ai problemi delle persone che non possono avere la stessa risposta nell'ambito libero professionale. La ricetta è duplice. Il paziente può accedere ai nostri studi in un regime di assoluta sicurezza. Questo dobbiamo migliorare, quindi migliorare la fiducia da parte dei pazienti, e poi il resto lo deve fare i riferimenti e gli indici di tipo economico-finanziario. È infatti vero che molti, alle prese con una crisi economica che comincia a farsi sentire, potrebbero o non farsi curare i denti oppure ricorrere di nuovo al cosiddetto turismo odontoiatrico verso la Croazia, senza riflettere su un dato: la necessità di dover comunque ricorrere a nuove sedute. Che io per un piccolo precontatto o per un fastidio devo apprendere, salire in macchina, farmi tot chilometri perché poi c'è qualcuno che mi deve dare una grattatina, francamente lo trovo un po' stupido, e se poi alla fine faccio i conti non so quanto ho portato a casa. Di buono, in un panorama che sembra incerto, c'è il lavoro che l'università compie nella formazione di nuovi dentisti. In questi anni abbiamo seguito un percorso di qualità e possiamo dire che i nostri laureati oggi sono all'altezza delle migliori università straniere, senza alcun dubbio, e oltretutto la loro attività in fase formativa ci permette di contribuire a dare una risposta assistenziale alla popolazione. Domani pomeriggio alle 17 Tele4 trasmetterà l'incontro promosso dal Propeller Club, incentrato sulle energie rinnovabili. Nel prossimo servizio un'anticipazione dei temi. Qual è la situazione in Europa dopo l'avvio della transizione energetica segnata dall'Unione Europea all'inizio del 2020? Quali sono le possibilità di concretizzarla attraverso le fonti rinnovabili? Perché il nucleare non può essere la soluzione per tutti i paesi del mondo? Se ne è discusso durante il più recente incontro del Propeller Club, che Tele4 trasmetterà domani alle ore 17. Transizione energetica, ostacoli e costi, Europa e Italia in bilico tra rinnovabili, nucleare e fossile green. Questo è il titolo del dibattito che vedrà fra i relatori Giampaolo Dalla Vedova del Lloyd's Register, il professor Giorgio Suligo, il professor Maurizio Fermeglia, Marco Golinelli di Varsila Italia e l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Lo scenario all'interno del quale si svolgeranno i vari interventi spazia dal passaggio tutt'altro che indolore della liberazione del petrolio alle fonti rinnovabili, che non sono l'unica parte della transizione, già che presentano criticità anch'esse e non di poco conto. Non tutta la politica internazionale, infatti, è d'accordo nel continuare a sfruttare i combustibili fossili in modo più pulito. Come era logico aspettarsi, da qualche mese ha ripreso forza anche in Italia la discussione sul nucleare come fonte energetica, mentre la Germania ha deciso di abbandonare questa tipologia di produzione energetica, laddove altre nazioni, anche geograficamente confinanti con l'Italia, se ne sono dotate già da tempo e si apprestano a costruire nuove centrali. Variabilità delle fonti rinnovabili, richiesta crescente di energia e costi difficilmente sostenibili in molte aree del mondo rischiano però di farci chiudere gli occhi davanti alla realtà. Luca Morgan, chef titolare della Chimera di Bacco, sceglie il 14 febbraio, giorno di San Valentino, per avviare la protesta contro il caro bollette. Via l'elettricità, si pranzerà e si cenerà a lume di candela. È una sofferenza quella che vive l'economia del nostro territorio adesso, quindi risparmieremmo un po' tutti se tornassimo alle candele, alla luce delle candele, però insomma è veramente una cosa che non si può fare. Ora vi presento l'ospite, dovete immaginare chi è uno chef che si è inventato quello che vedete adesso nel nostro titolo,
Buonasera, ben trovato. Savarino, buonasera. Accendiamo e facciamo vedere Luca Morgan della Chimera di Bacco. Buonasera, ben trovato. Buonasera, Luca. Savarino. Abbiamo, diciamo, fatto questa provocazione. Sì. Qualche famiglia, magari di qualche anziano, che vive solo di pensione e che non può più pagarsi le bollette, ha già cominciato a fare, cioè tornare la candela. È un furto, perché veramente le bollette che stanno arrivando sull'energia, sul gas, cioè è un momento difficile, no? Allora ho pensato di proporre ai miei colleghi, ho già accennato al presidente regionale FIPE, che magari si adopererà per vedere chi vuole accettare questa iniziativa, il giorno di San Valentino, dunque approfittiamo anche di una giornata intima, di tutti noi ristoranti, spegnere tutte le luci in sala e usare le candele. Una mossa provocatoria, aspettando che il governo finalmente faccia qualcosa per questo salasso. Ma, sai, magari prendiamo lo spunto da una giornata particolare e dopo vedere di fare questa protesta bianca, la chiamiamo così. Sì. Qualcuno l'hai già contattato? No, ho avuto l'idea così, senza, tra virgolette, andare in cerca di colleghi, facciamo o non facciamo, abbiamo delle associazioni di categoria. Lo faresti solo il 14 febbraio, quindi San Valentino, o per più sere? Quindi diventa, sarebbe quasi una costante. Sarebbe bello farlo un po' di più, un po' più ad oltranza. Purtroppo risolveresti il problema in maniera risoria, perché i consumi di un ristorante, i consumi di un bar non sono tanto le luci, sono nelle cucine e nel banco bar. Nel corso del 2021 Despar ha recuperato fra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto 1.400 tonnellate di prodotti alimentari in eccedenza, contribuendo a confezionare oltre 3 milioni di pasti per le persone in difficoltà. Sono 1.400 le tonnellate di prodotti alimentari in eccedenza raccolte nel 2021 da Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, che hanno dunque permesso di preparare oltre 3 milioni di pasti destinati alle persone in difficoltà attraverso una rete di oltre 200 associazioni e strutture caritative. I prodotti raccolti, per un valore di 7 milioni e 300 mila euro, hanno consentito, riporta una nota, di ottenere una riduzione dei rifiuti prodotti dall'azienda pari a oltre 1.300 tonnellate, ovvero quasi 3.000 cassonetti della spazzatura, e di non sprecare più di 4.800 tonnellate di CO2 emessa e oltre 2.800.000 di metri cubi d'acqua utilizzata per produrre gli alimenti rimessi in circolo. Il 5 febbraio si celebra la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, osserva Francesco Montalvo, AD di Aspiag Service, una giornata per sensibilizzare sull'importanza di prevenire e ridurre gli sprechi come elemento chiave a presidio della salute dell'uomo e dell'ambiente. I risultati raggiunti nel 2021, si legge sempre nella nota, confermano l'impegno di Aspiag nella lotta contro lo spreco alimentare, che vede in prima linea l'azienda dal 2003. È un'attività che si inserisce perfettamente nelle nostre azioni di responsabilità sociale d'impresa, chiude Montalvo, in armonia con alcuni degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Sport: dopo 3 sconfitte e un pareggio con la Juve Under 23, per la Triestina è arrivata un'ulteriore batosta. L'Unione ha perso in casa 3-2 contro la Prosesto, ultima in classifica, che già nel primo tempo aveva messo a segno le sue reti. Una partita tremenda per la Triestina, non certo quella del riscatto. Passaggi sbagliati, i due nuovi arrivati impegnati apparentemente senza uno schema preciso. I gol di Trotta e Ligi inefficaci per il risultato finale. Il pubblico ha duramente contestato i giocatori e risuonato il grido alla lavorare, ma rischia di più il tecnico Bucchi, tanto che si parla di un ritorno di Gualtieri. E c'è un nuovo focolaio di coronavirus in casa Dinamo Banco di Sardegna, lo comunica la società sassarese preannunciando il rinvio della sfida in programma domani sera a Trieste. A seguito delle numerose positività riscontrate in squadra prima di partire per la trasferta di domani, la SL ha disposto la quarantena dell'intero team fino al 13 febbraio, scrive il club, annunciando che al termine del periodo verrà eseguito un nuovo giro di controlli. Una notizia di servizio: lo spettacolo di Alessio Colautti, che doveva andare in scena domani al Teatro Miela, un omaggio a Paul Anka, causa un'indisposizione, salta di un mese, laddove, vi ricordo, l'appuntamento di domani alle 7 con Sveglia Trieste, con Gianluca Paradin, ci saranno Medau di Fratelli d'Italia e la terza di Adesso Trieste. Se volete invece rimanere con noi questa sera, alle 21 c'è il film Rocky Balboa, ennesima avventura
di Silvestre Stallone. Buona serata, buona domenica, arrivederci a tutti.